qual è lo vostro sport preferito? Pallavolo. Karate. Pallamano. Pallavolo. Go! Dobbiamo pareggiare. E c'è bisogno di tutto questo entusiasmo, tutto questo calma. La prima notizia è che no, per i ragazzi non è sempre il calcio lo sport di riferimento, la disciplina della propria passione, anzi. Nessuno vuole fare il calciatore. No, odio il calcio, odio fondamentalmente il calcio. Mosche bianche, chissà, ci sono anche questi volti e queste voci fra i 2300 ragazzi delle scuole superiori, protagonisti di un vero e proprio raduno. Dall'ITIS Fermi alle classi quinte di tutti gli studenti del Bassanese per uno degli eventi della prima delle tre giornate dello sport ideate dall'assessorato regionale all'istruzione. Attività in tutti gli spazi, dall'asilo alle elementari alle superiori e momenti come quello andato in scena alla Pala 2 di Bassano, perché parlare di sport fa bene. E si mette sempre lo sport in secondo piano anche nell'ambito scolastico, quindi dargli un peso maggiore a volte serve. Scoprire, discutere anche di temi scottanti come il doping. Al Pala 2 a parlare con i ragazzi c'è Alessandro Donati, l'ex tecnico dell'Atletica Azzurra, che ha scoperchiato il calderone delle pratiche illegali e innescato una bomba che sta travolgendo mezza Europa sportiva, oltre ad aver seguito in prima persona il controverso caso della squalifica di Alex Schwarzer. Se ne sente parlare sì, però se ne sente parlare ancora troppo poco e è giusto che gli studenti, quindi fin da giovani, si inizi a sapere cosa comporta l'uso di queste sostanze. Meglio guardare allo sport sano e perché no immaginare una carriera ad alto livello, anche secondo le priorità. È meglio prima avere delle cose solide su cui progettare un futuro, quindi magari pensare a una cosa come gli studi. Sognare però non è vietato e allora i ragazzi sognano e non smettono di impegnarsi e divertirsi, con una parola d'ordine per alcuni. Viva la varietà delle discipline e basta con il monopolio di quel pallone che finisce o non finisce in rete. Abbasso il calcio, secondo me sì.